Ciao a tutti amici di Oltre lo Sguardo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un altro video della grande collaborazione. Eccola qui. Non è un caso che sta facendo la sigla, perché dopo la sigla altre domande per lei, e oggi parleremo di Sanremo subito dopo la sigla. Ecco qui. Allora, prima di iniziare devo spiegarvi un pochettino. Allora, non è un caso, come ho detto già prima, che c'era la sigla, perché oggi parleremo appunto di Sanremo e poi chiaramente voglio dirvi che questo è il secondo video su questa grande collaborazione. Se volete vedere il primo episodio dovete iscrivervi assolutamente al canale YouTube di Andrea Mancarella, perché chiaramente ci saranno video alternati, quindi su insieme su uno e sull'altro, su due canali, quindi canale Oltre lo Sguardo e canale Andrea Mancarella. Quindi fatelo, mi raccomando, iscrivetevi, e oggi gli farò delle domande su Sanremo, perché lei, come sapete, gli piace la musica, il teatro, il cinema. Quindi in questo episodio parleremo di musica, quindi Sanremo. Ecco, vi faremo delle domande inerenti a Sanremo e passiamo alla inquadratura. Ecco qui, prima domanda su Sanremo. Questo Sanremo, come ti è sembrato? Ti è piaciuto? Hanno fatto degli sbagli secondo te? In generale, non stiamo parlando ora sulla musica, le prossime domande saranno più inerenti alla musica, ma in generale questo Sanremo, secondo te, come è andato? Allora, faccio una premessa che non l'ho guardato tantissimo, anche diciamo gli altri anni, non lo so, c'è proprio qualcosa che non mi convince a guardarlo, ecco. Però quel poco che ho visto, sinceramente, la scelta magari di alcune co-conduttrici mi è andata molto bene, perché hanno la bellezza di dare un messaggio così forte e soprattutto di integrare tutti quanti, è stato stupendo. Su alcuni comportamenti degli altri sorvoliamo, perché per me Sanremo vuol dire raccontare attraverso la musica ciò che la musica per noi è, la musica italiana, soprattutto perché poi sappiamo che arriverà oltre, no? Non si ferma solo in Italia, ma arriva anche oltre, quindi un messaggio e la concentrazione proprio sulla musica italiana, che è importantissima. Quindi diciamo che è stato un po' un 50-50, però dai, non è andato così male. Adesso passiamo alla seconda domanda. Questa seconda domanda è concentrata a quello che è successo di Blanco, sì, che il casino gli ha fatto. E vabbè, partiamo dal primo presupposto che è sbagliato quello che ha fatto, ma questo è inutile, dico, è scontato. Però secondo te la sua giustificazione a quello che ha fatto è stata, secondo me, giusta o sbagliata? Perché lui ha giustificato il fatto che si è divertito comunque, che non sentiva la musica nelle orecchie, e lui comunque si è divertito spaccando. Che divertimento, cioè, vabbè. Comunque, su questa cosa ne pensi? Questa è la seconda domanda. Dicendo questa giustificazione si è un po' aggrappato sugli specchi. Mi dispiace, perché comunque alla fine, come dicevo anche prima, non c'è bisogno di fare tutta quella scena di spaccare cose, anche perché comunque vale anche del lavoro fatto delle persone. Quello è un lavoro fatto dai fiorai della città, no? Come, diciamo, un piccolo premio di... Scusate un attimo, oltretutto anche Gianluca Grignani ha avuto lo stesso problema, però non è che ha spaccato niente. Infatti, forse si è un po' arrabbiato, però ha detto semplicemente: audio, hanno sistemato tutto, ti faccio continuare, scusami. È giusto
questo è giusto dirlo, anche perché comunque, ma è ovvio, comunque un artista, succede che magari anche se le prove vanno tutte bene, succede che poi in diretta, proprio il bello della diretta è anche quello, che qualcosa non va, però non c'è bisogno di fare una cosa del genere, anche perché, ripeto, ne vale del lavoro fatto dagli altri, è un peccato. Cioè, secondo me quella è stata una grande mancanza di rispetto, al di là, poi se uno comunque si sente o meno nell'audio che hanno, però innanzitutto bisogna andare avanti con lo spettacolo, per carità. E poi magari dopo dicendo, però purtroppo non mi sentivo. Però portare a casa, diciamo, la prima esibizione è stata importante, e senza evitare chiaramente di fare tutto quel trambusto, perché, ripeto, per far parlare di sé non c'è bisogno di fare tutto sto chiasso. Terza domanda. La canzone vincitrice, quindi Marco Mengoni, è stata un'ottima scelta? Hanno diciamo, secondo te, secondo la tua conoscenza musicale, ecco, hanno fatto bene? Secondo te è davvero un'ottima canzone? Ci hanno azzeccato? Hanno sbagliato? C'era qualche altra canzone che meritava di più? E questa è la terza domanda, vai. No, in realtà parlando, diciamo, di far parlare di sé, ecco, Mengoni, innanzitutto la canzone è proprio fantastica, super azzeccata, perché comunque, proprio perché parla la musica, e quando parla la musica non c'è bisogno di fare nient'altro, perché le parole comunque hanno un peso e arrivano dritte al cuore, dritte all'anima, e Mengoni ci è veramente riuscito, e non mi sono nemmeno meravigliata che abbia vinto, che era veramente stupenda. Sì, sicuramente qualche altra canzone meritava di stare sul podio, quello sì, però sono molto contenta che la semplicità vince comunque sempre, in qualche modo, col suo tempo, vince. Quarta domanda. Allora, rivedere, perché sono già stati sul palco tante altre volte, non è la prima volta, ma vederli insieme, in trio, Albano, Ranieri e Gianni Morandi, cosa ti è piaciuto? Come è stato per te? Beh, è stato comunque emozionante, perché i big della musica italiana, signori, cosa vuol dire di più? Nulla, c'è solo da imparare. E secondo me magari un bel tour insieme, o un disco loro con... Cioè, perché comunque le loro tre voci sono abbastanza molto potenti, già da soli fanno loro, però... Ripeto, rivedere la musica italiana, grandi big che davvero insegnano, cioè c'è solamente da imparare da loro, punto e basta. Mi è molto piaciuto davvero, una bellissima esibizione. Quinta domanda. Secondo te, mettere Gianni Morandi al fianco di Amadeus è stata, secondo me, una cosa azzeccata? Secondo te una cosa azzeccata, oppure... e potevano fare di meglio? No, diciamo che... Come l'hai visto come presentatore? Ecco, questa è proprio la domanda. Allora, non è stato male, anche perché comunque più o meno lui aveva... anni fa aveva presentato un programma, quindi era molto bello. Se non sbaglio si chiamava Grazie a Tutti, o Grazie, non ricordo, che c'era anche Alessandra Amoroso proprio alle sordi. E già, diciamo, un po' di dimestichezza, no? Ce l'ha, però è normale che Sanremo è Sanremo, per carità, però avere quell'empatia giusta di presentare o di affiancare cioè il direttore artistico, nonché anche conduttore, non è semplice, e credo che comunque la grandezza comunque di Morandi, della sua artisticità comunque, ma e non solo, abbia fatto che questo sia stato azzeccato nel suo essere comunque semplice, anche nel spazzare le rose spaccate da Blanco. È stato molto divertente quella parte, diciamo, però ecco, se fosse stato un altro avrebbe fatto fare agli altri, invece lui ha preso tranquillamente come se fosse a casa sua e ha fatto, diciamo, quello che abbiamo visto un po' tutti. Devo dire che comunque invece sì, a volte con le conduzioni non ci hanno azzeccato, però invece questa è andata molto bene, sì, una spalla giusta. Ok, colgo l'occasione, poi gli facciamo altre due domande, colgo l'occasione di dire una cosa.
io dico sempre sul canale YouTube che il canale, il settore, la fotografia e il video, e poi vabbè faccio degli extra e poi con le rubriche e tutte le cose. Questo video, anche se comunque riguarda la musica, non significa che, diciamo, è un video adatto a tutti, comunque un extra, perché questo video comunque si parla di musica e Sanremo, ma anche perché, come vi ho detto già in altri video, la musica con la fotografia e il video va molto a braccetto. Quindi non significa che questo video non è adatto al canale, comunque riguarda la musica, che la musica sia per i video che sia per la fotografia, soprattutto per i video, ma anche in ambito fotografico è molto utilizzata, soprattutto e va bene, è funzionale. Quindi ci tengo a dire questo, e ripassiamo di nuovo all'inquadratura, perché ci facciamo le ultime due domande e poi ritorniamo per salutarci. Ma anche perché comunque, come ben sapete ragazzi, Sanremo è Sanremo, no? Quindi era ovvio parlarne. Allora, secondo te, secondo i tuoi gusti, o comunque secondo, ci sono stati artisti che non sono stati chiamati a Sanremo, che secondo te dovevano essere chiamati, che hanno sbagliato, o che sono mancati a questo Sanremo? A te la domanda. In realtà ci stavo pensando da un sacco di tempo. Per esempio, non dico di fare un Sanremo concentrato, diciamo, solo su quelle persone, però, diciamo, dare come hanno fatto con Paola e Chiara, i cugini di campagna e altro. Cioè, ogni tanto è bello comunque chiamare, al di là di Sanremo, sarebbe bello comunque chiamare quegli artisti che non si sentono, non si vedono un sacco di tempo. Cioè, rimetterli sul mercato, e comunque no, è un bene. Qualche esempio? Tipo i Gialisse, che non sono male, oppure Nada, non mi ricordo. Ma Spezzali, che per esempio sì, è già qualche Sanremo, che però diciamo lui già, anche se comunque da molti che non si sente, però c'ha da poter, diciamo, uscire fuori con un pezzo, un qualcosa c'ha, e credo che stia anche tornando con una cosa particolare. Però sì, ci sono quegli artisti che comunque è peccato, è veramente un peccato, perché davvero ogni tanto, magari giravagando su YouTube, io sono una molto che sì, guarda anche le cose moderne, ma anche cerca di recuperare le sonorità anche di un tempo, ed è bello perché comunque, ripeto, c'è solamente da imparare. Quindi chissà, speriamo che qualcosa esca fuori anche per loro, perché è giusto. Ultima domanda. Una domanda che ritorna già a qualcuna che ti ho già fatto, però non è uguale perché non ha più senso. E torniamo a parlare di Mengoni, però la domanda di prima era se la vittoria, se ti è piaciuta l'idea o chi ha vinto, diciamo. Mo la domanda è diversa, ma riguarda sempre Mengoni. E te, o comunque in giro, secondo te, già si immaginava che la vittoria sarebbe stata sua, o comunque fino all'ultimo momento è stata una sorpresa? No, secondo me è stata veramente una grande sorpresa, perché io credo che, come me, penso chiunque, anzi, se volete commentare fateci sapere la vostra, siamo qui anche per questo, e avrebbe vinto, cioè avremmo scommesso comunque che avrebbe vinto tipo qualche giovane, tipo Lazza oppure LDA, oppure quelle musiche comunque, no, diciamo, un po' si aspetta che alla fine dice vabbè, tanto vincerò sicuramente quello. Invece ha spiazzato comunque, anche perché innanzitutto la canzone, ripeto, è stupenda, poi non vinceva da un sacco di tempo, ma al di là di questo comunque, però ripeto, la semplicità ripaga sempre. Comunque la musica è molto molto importante, quindi ascoltate sempre le parole, al di là della musica che sia orecchiabile oppure no, le parole sono importanti, perché sono quelle che danno un messaggio. Alla fine di questo video, che si è parlato di Sanremo, come ha già detto Andrea Mancarella, appunto del canale o Andrea Mancarella, potete commentare voi stessi su tutto quello che abbiamo detto, se qualcosa magari è sbagliata, se dite quello che volete, siamo pronti a tutto.
e qualsiasi cosa accettiamo. Certo, le commenti del pubblico sempre ben accettano, cioè, sì, è importante condividere le cose, è importante. È importante sapere anche la vostra. Esatto. Quindi, detto questo, vi ricordo inoltre che presto arriverà anche la seconda parte sul suo canale. Quindi, quindi mi raccomando, rimanete attivate la campanellina come sempre, perché è importante che rimanete sincronizzati e aggiornati anche sul canale Andrea Mancarella. E poi chiaramente seguite anche me, perché comunque arriveranno anche i prossimi episodi. Quindi, se volete seguire anche i prossimi, dovete rimanere aggiornati. State sul pezzo. Mi raccomando. Ah, è una cosa poi. Allora, vi dico queste tre parole che poi sul mio canale ve le spiegherò meglio. Fatevi una risata con Gino, King Kong e Trifone. Ciao. Ciao a tutti, al prossimo video con Oltre lo Sguardo.